Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio i gruppi cinesi. Ebbene sì, ho proprio detto i gruppi cinesi, perché ho visto un video di un ragazzo inglese che utilizzava questo cambio cinese. Non l'avevo mai visto, sto parlando del cambio LCU, se si pronuncia così, perché è comunque un gruppo cinese. Come vi ho appena detto, appena l'ho visto mi sono incuriosito molto. Perché difatti, se vediamo questo gruppo, sembra una via di mezzo tra un campagnolo dalla forma e uno Shimano dall'utilizzo. Mi sono informato e ho scoperto un nuovo mondo con i gruppi cinesi. I principali produttori, come ho visto, sono proprio Senza e LCU. E cosa hanno di diverso rispetto ai gruppi che conosciamo tutti? Il prezzo. Perché adesso che sono usciti nuovi gruppi, soprattutto a 12 velocità, sono tutti elettronici, i prezzi non sono poi così tanto accessibili come era alla fine, fino a poco tempo fa. Perché se andiamo ad acquistare un gruppo Shimano 105 completo, andiamo su circa 1500 euro. Se vogliamo ad acquistare un SRAM Rival completo, andiamo a spenderlo in circa, anche qua, 1200-1300 euro. Quindi non è poi così tanto accessibile come gruppo, sia uno che l'altro, per non parlare poi di campagnolo. Quindi dopo che ho visto questo video ho fatto questo ragionamento. E se nel futuro più prossimo, alla fine, nei prossimi anni, questi gruppi continueranno ad aumentare di prezzo e i competitor cinesi rimarranno all'incirca su questi prezzi che sono alla fine molto simili a quelli che avevano il vecchio Shimano 105 11 velocità o lo SRAM Rival a 11 velocità, la gente poi che gruppi andrà a montare? E qua mi rivolgo a voi. Secondo voi cosa succederà? Scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Da quando ho visto quel video è passato un po' di tempo e nel mentre LCU ha sviluppato anche il cambio elettronico, che non è ancora in commercio ma è stato lanciato poco tempo fa. E arrivati a questo punto però la situazione inizia a diventare anche interessante. Premetto che non so come funzionano perché non li ho mai provati, li ho visti montati in realtà su qualche bici, principalmente i cambi Senza, i cambi LCU non li ho ancora mai visti. Da quando ho visto quel video, ovviamente poi c'è stata anche la recensione di qualche canale e sono andato a vedere anche quella, e in realtà non sembrano andare poi così bene, perché il ragazzo che l'ha utilizzato ha fatto una banale caduta e la leva si è spezzata, quindi mi sa che la qualità del componente non è poi il massimo, e in questo caso sarebbe poi da capire con il gruppo elettronico se è stata migliorata questa cosa, perché da quello che dice LCU sembra che il componente che è sulle leve è cambiato. Stiamo comunque parlando di un cambio elettronico 12 velocità con freni a disco idraulici. Se poi LCU me ne vuoi mandare uno, non ti dico di no, così almeno sappiamo anche come vanno. E sono ovviamente andato a spulciare i loro prezzi, perché la cosa più interessante, come vi ho accennato prima, sono i prezzi. Andiamo a vedere prima di tutto i gruppi Senza. Fanno tutti e due, sia gruppi da strada che gruppi da mountain bike, da quelli più basici a 8 velocità fino ai 12 velocità da strada, fino a quelli da mountain bike a 12 velocità o 11 velocità. Per andare ad acquistare un gruppo Senza completo a 12 velocità andiamo a spendere 400 euro. Se andiamo ad acquistare in paragone un gruppo Shimano 105, ci andiamo ad acquistare, penso, le leve, se tutto va bene, destra e sinistra, e basta. Oppure andiamo ad acquistare la cassetta e i dischi, e se forse va bene, la batteria. In questo caso abbiamo comunque il cambio completo. Se invece lo vogliamo andare ad acquistare ad 11 velocità, il gruppo completo, spendiamo dai 300-350 euro all'incirca. La differenza è leggermente diversa in questo caso, perché se andiamo ad acquistare il vecchio Shimano 105, spendiamo sui 600-700 euro. Quindi andiamo comunque a spendere la metà. Se invece vogliamo acquistare un gruppo a meno velocità, dalle 8 velocità alle 10, spendiamo un bel po' di meno, con circa 100-150 euro, rischiamo anche di portarci a casa un gruppo completo. Poi ovviamente, essendo dei siti cinesi, sarà sicuramente poi da pagare la dogana, quindi una piccola percentuale in più rispetto a quello che abbiamo speso. Se invece vogliamo acquistare il gruppo che fanno da mountain bike a 12 velocità, compreso di cassetta, praticamente ho trovato il gruppo completo senza la corona e i dischi però, e quindi il freno, andiamo a spendere all'incirca 150 euro. Con 150 euro non compriamo neanche la cassetta GX, per fare capire il metodo di paragone. Se invece andiamo ad acquistare il gruppo completo LCU, andiamo a spendere all'incirca 600 euro per il gruppo a 12 velocità con freni idraulici. E intanto, dal momento in cui ho registrato il mio video al momento effettivo in cui lo sono andato ad editare, il cambio LCU
elettronico è uscito addirittura in commercio dal prezzo di 913 euro, prezzo che diventa interessante come abbiamo visto in questo video, e se siete curiosi più avanti andremo a farci un video dedicato per andarlo a scoprire più nel dettaglio. Ma ora ritorniamo noi. Non l'avevo detto prima, ma il gruppo Senza ha freni a disco meccanici in questo caso, quindi va a cambiare questa cosa. E ve l'avevo accennato prima, questo gruppo, quando l'ho visto, ho detto bello, bello, perché hanno copiato bene Shimano Campagnolo, è uscita una leva che sembra molto bella e quindi per questo secondo me ha del potenziale. Dovranno secondo me rivedere leggermente un po' il design, perché insomma non è bellissima la scritta LCU. Se invece andiamo ad acquistare un gruppo non completo del tutto ma quasi a 11 velocità per freni rim, andiamo a spendere all'incirca 100-150 euro, quindi rispetto a un gruppo ad 11 velocità che trovavamo fino a poco fa per freni rim, c'è giusto un pochetto di differenza in questo caso. Se acquistiamo il loro gruppo da mountain bike, il gruppo completo, lo andiamo a pagare 150 euro. Come ho detto prima, una cassetta GX viene circa 200 euro, quindi non compriamo neanche la cassetta. E per questo motivo questi prezzi iniziano a essere interessanti per le biciclette di bassa gamma, ma forse anche di media gamma, rispetto a quello che troviamo adesso, perché i prezzi sono nettamente più bassi rispetto ai principali produttori mondiali. Ovviamente non sappiamo la qualità del componente, non li ho mai provati, quindi non vi so neanch'io dire come vanno, come possono andare. Mi sono fatto giusto un'idea, ma finché non ce l'ho sotto mano e lo provo non ve lo so dire, proprio perché sono abituato bene. Ma facciamo finta che il cambio cambia molto bene, cambia quasi ai livelli di Shimano, quasi ai livelli di Campagnolo o SRAM. I prezzi sono diversi e c'è tantissima differenza. E non l'ho detto prima perché non ho trovato la marca, non mi sono informato tantissimo. Esiste anche un gruppo elettronico da mountain bike, sempre cinese, ad un prezzo di all'incirca 500 euro. Costa leggermente meno del GX, ma in questo caso sembra essere un gruppo paragonabile all'XX1. Anche qua sarebbe molto interessante andarlo a vedere o ad andarlo almeno a testare per capire se può andare anche bene. Anche in questo caso vi lascio commentare qui sotto cosa ne pensate e se mi vorreste vedere con questi gruppi sia sulla mia bici a strada che sulla mia mountain bike, per far la cavia umana, per capire se possono andare veramente bene, quindi possono fare concorrenza rispetto ai gruppi che conosciamo tutti, oppure sono messi là giusto a caso. Sarei molto curioso di capire anch'io questa cosa, se non fosse che se li compro tutti spendo un patrimonio. E ho fatto questo video giusto per informare anche voi, visto che io mi ero incuriosito molto quando ho visto il cambio LCU e mi sono andato ad informare, e chissà che magari prima o poi ne andrò a provare uno. Il problema è che dovrei andare a smontare il gruppo che ho sulla mia bici, sia da strada che da mountain bike, per andare a mettere questo, per poi andarlo a ricambiare, quindi potrebbe essere un problemino. Magari potrei prendere una bicicletta e utilizzarla come muletto e andare a mettere un gruppo e l'altro per capire come funzionano. Sono solo idee, ma mi sa che economicamente non sono sostenibili. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.